Avere una sede qui è veramente prestigioso per tutte le proloco della provincia di Pesaro Urbino, è veramente un grande orgoglio. E abbiamo lavorato veramente tanto, qui non posso non ringraziare i miei consiglieri, tutto il mio consiglio direttivo, perché ognuno ha fatto il suo pezzo, ognuno si è dato da fare per le proprie competenze. È chiaro che siamo in un punto strategico, quindi oltre che inaugurare la sede inauguriamo anche un punto informazioni, in un santuario, in un luogo religioso, in un luogo di silenzio, in un luogo di spiritualità. Quindi quale posto migliore potevamo avere la possibilità, la fortuna di, ecco, sentite anche il suono delle campane, la fortuna di essere qui e oggi a festeggiare le proloco. Abbiamo scelto proprio qui oggi, in questo momento, perché faremo l'inaugurazione della sede, inaugureremo anche il nostro nuovo labaro del comitato provinciale. E con soddisfazione ieri sera ho ricevuto la telefonata dell'assessore regionale Baldelli, che per la prima volta la regione si presenta con un assessore. E questo è un fatto importante e per noi è un riconoscimento, vuol dire che le proloco sono veramente tenute in considerazione dalla regione Marche, quindi oggi ci saranno anche altri consiglieri regionali, non solo Baldelli, quindi la regione sarà ben rappresentata e questo per noi è un motivo di orgoglio. Oggi in questa assemblea ci sarà anche un momento, perché sono stato così insignito del titolo più alto della Repubblica, di Cavaliere, e oggi sarà un momento anche per ringraziare i frati, in particolare il nostro fratello padre Tommaso, che con amore, con dedizione mi ha insegnato il dono dell'umanità, dell'umiltà, il sapersi donare, e questo ha riportato questo riconoscimento. Quindi oggi sono io che devo a lui questa grande passione, amore che mi ha trasmesso, e quindi oggi sarà lui il momento giusto per festeggiarlo, in questa occasione dove ci saranno tutte le autorità e dove ci sarà tutte le proloco della provincia che saranno a testimoniare il lavoro fatto. Stiamo rilanciando il territorio marchigiano, una regione declinata al plurale che deve avere una visione unitaria. Le proloco possono darci una mano in questa visione, in questo obiettivo che ci siamo prefissati, perché sono capillarmente diffuse su tutto il territorio e con i loro volontari rappresentano uno straordinario moltiplicatore dei nostri eventi e della promozione di ogni singolo borgo di questa bellissima regione, che non ha nulla da invidiare alle regioni vicine e da altre regioni europee, perché d'altronde ci troviamo qui in un posto come il Santuario del Beato Sante, che esprime tutti i valori attorno al quale le nostre comunità si sono formate. A fronte di quello che può essere il fattore turistico economico che la proloco può dare, le proloco possono dare il territorio, io ritengo anche che sia fondamentale il fattore sociale che le stesse possono portare, perché riescono a ridurre quel gap che la pandemia in termini sociali ha creato sui nostri tessuti. Per me è un valore aggiunto avere una sede così importante nel mio territorio, perché quando sono partito ho creduto subito e da subito nelle associazioni, nel volontariato e nelle proloco. Oggi invece di ospitarne una riesco a avere la possibilità di ospitarle tutte quelle del tessuto territoriale provinciale. Quindi un valore aggiunto per Monbaroccio, un valore aggiunto per il nostro territorio, e la porta del mio comune, anziché essere aperta per una proloco, a questo punto sarà aperta per tutte quelle della provincia. Una proloco dà valore a un luogo che accoglie, che ospita. Oggi il Vangelo di oggi parla dell'accoglienza di Abramo ai tre angeli, alle querce di Mamre, quindi l'accoglienza fa parte di un dato biblico da sempre, accogliamo il Signore, accogliamo i fratelli, e quindi ecco, una proloco ha un grande valore, se è in sinergia poi anche con la realtà dei frati che custodisce questo luogo per accogliere i pellegrini, i bambini. Il Beato Sante amava tanto i bambini, la croce che benediva i bambini, quindi ecco, un luogo di pace, un luogo di carità, un luogo di accoglienza, un luogo di fede. In questo momento particolare della nostra storia, ecco, un luogo che è veramente importante. E allora ringraziamo Dio perché ci sono realtà, volontariati, come anche il proloco, che valorizza l'ambito religioso, culturale e di accoglienza. Questo ci tengo molto, l'accoglienza a tutto campo.